Da quando faccio gli scout, non ho mai considerato la route solo come una lunga passeggiata, ma come un vero e proprio viaggio interiore, dove la meta non è solo l'arrivo, ma il compimento di un sé spirituale. Potrà sembrare esagerato, ma con gli anni mi sono reso conto che i momenti nei quali maturavo di più erano proprio durante le rotte e le uscite. Aspetto tutto l'anno per fare questo tipo di cose, di camminare con lo zaino pesante, esplorare nuovi posti e paesetti di montagna, perché in cuor mio sono un esploratore nel vero senso della parola. Mi piace molto osservare e contemplare cose nuove, e soprattutto fremo dalla voglia di riprendere tutto con la telecamera. Durante la fine delle route, però, mi faccio influenzare molto dal mio stato emotivo e non riesco a riprendere quella che è la fine di quel lungo percorso. Sarà la stanchezza finale, oppure l'aria che sento quando sta per finire qualcosa di bello. Questa rotta è stata una di quelle tante volte, purtroppo, ma sentivo che non poteva finire così. Mace, you know what I'm saying? You got niggas that don't like me for whatever, bitch. You got niggas that don't wanna see me, bitch. You got niggas that's mad, cause I'm always with they bitch. And you got niggas that just don't like, you know, those PhD niggas. But you know, I pop a lot of shit, but I back it up, though. See, there's a difference. A lot of niggas pop shit, and a lot of niggas don't make hits. Bella piccatina, il gusto, pasta al sugo. Down stack, right high shit, make a nigga save a wine that niggas know you go against the Harlem gigolo. Get your hoe, lick a low, make the bitch drink it though. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Foes hope I lay, so I look both ways. Cops say it's okay. My tent smoke grays, no way. Nigga leave without handing me my shit. Got plans to get my land and my six. Niggas out of town don't understand this shit. Pop champagne like I won a championship. Come on. Yeah, yeah, we been player hated. I don't know what, I don't know why they want us faded. I don't know why they hate us. Look at our ladies, watch our faded. Ciao, sono Dario, faccio gli scout da 6 anni presso il clan La Fenice del gruppo Santa Maria Capo Vetere 1 e sono il creatore della docuserie The Root.
penultimo giorno andando da Montevergine fino all'oasi del WWF è stato un giorno abbastanza tosto. Tra le stanze dove abbiamo alloggiato c'era un odore strano, penso di cannella o di incenso, non mi ricordo bene. E questo odore qua mi ha poi influenzato per tutto il cammino, perché poi ho avuto mal di testa e sono stato tutto il tempo in silenzio praticamente. Mamma mia signore, guarda come si mangia che una bellezza, la colazione nel tè. Guarda chi è arrivata, guarda chi è arrivata, guarda chi è mamma mia, special guest. Che special guest. Buongiorno. 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 Quando è cringe questa cosa? Le uniche cose che mi ricordo è che praticamente potevamo fare meno chilometri, da quanto ricordo. Erano tipo una... abbiamo fatto tipo una quindicina di chilometri e potevamo ridurli tipo una decina. Solo che ovviamente dovevamo... cioè potevamo fare una buona camminata, visto che siamo partiti la mattina. Gabriele, cosa ne pensi di... Le zucchine. Che onde? Gabriele, cosa ne pensi di questa giornata? Viva il WWF! Viva il WWF! E i nasi rotti! E la... Poi come sta? Mi ricordo Tommaso cantava una continuazione, era proprio... cioè penso che a un certo punto avrei preso lo zaino e gliel'avrei buttato addosso, però cioè, sarebbe stata troppo aggressiva come cosa. Diciamo che mi sono allontanato un po' dal gruppo perché stavo poi con mal di testa e non capivo più niente, cioè a me bastava e avanzava che camminavamo. Allora ragazzi, stiamo scendendo da Montevergine, è arrivato Giacomo. Buonasera. Cioè in realtà abbiamo già fatto metà strada e penso che l'ultima clip sia di 24 ore fa. Giacomino! Uè! Uè! Poi arriviamo all'oasi del WWF, l'acqua freddissima, cioè non ti potevi riempire la borraccia perché l'acqua era veramente troppo fredda. Penso di aver fatto quel giorno senza bere acqua praticamente. Buonasera a tutti, ci troviamo nell'oasi del WWF, Mukarju. L'oasi del WWF, ci stiamo riposando un poco dopo aver pranzato. Abbiamo mangiato una bella anguria, pasta al pesto, i piselli e il pane. Ah sì, mental, però io ho il tonno. E nulla, guardate il panorama. Ah, e abbiamo camminato un sacco. Ci fanno male i piedi, giusto Dario? Dobbiamo camminare 10 km, ne abbiamo fatti 15. E quindi nulla. Ci vedremo al prossimo episodio. Siamo arrivati all'oasi WWF,
Stessa situazione di sempre. La voglia di vivere è poca, la voglia di camminare zero e la voglia di andare a casa è sempre più alta. Comunque ci siamo per accampare, toglierci le scarpe, tante belle cose. Comunque fatto sta che poi la sera stessa ci mettiamo nel casolare dell'oasi del WWF. Si sa, a parte faceva freddo, poi ci stava una miriade di insetti proprio innumerevoli. Ci stava Giacomo che quel giorno era venuto e si era praticamente dimenticato il sacco a pelo a casa, e se lo vedevi stava lui che stava sopra sul tappetino praticamente senza sacco a pelo. Non ho proprio idea di come abbia passato la notte, a parte che c'aveva il cuscino, però faceva freddo, si poteva stare ma doveva avere il sacco a pelo e basta, cioè non potevi stare senza. Poi passando al giorno successivo ci siamo alzati molto presto, erano tipo le 5 del mattino, le 4 se non mi sbaglio, e partimmo veramente presto e fu in qualche senso molto simile a quando partivamo per ogni giorno a Santiago. Mi ricordo che arrivavamo a un certo punto, ci stava questa strada che era praticamente un giro tondo e noi potevamo andare dritti, cioè noi prendemmo la scorciatoia e a un certo punto poi ci ritornammo indietro. Non ebbe molto senso perché alla fine potevamo andare dritti e scendere direttamente sulla strada, che alla fine era una curva, noi stavamo tagliando quella curva, però vabbè, alla fine ci siamo fatti questa stradina in più, niente di che. Allora, oggi Giovanni il ferma pure. No, non lascia niente. Com'è? Quindi dobbiamo risalire? No, ha un sorriso ilare sul suo volto che potrei prendere, diciamo. No, ora il traguardo è questo, quindi. Poi arriviamo a un paesino. Ci fermammo tipo per una mezz'oretta e ci portarono il caffè e i cornetti. Penso che da lì in poi non mi volevo più muovere perché a parte che fumo un sacco di tempo seduti, quindi poi ad alzarsi e camminare di nuovo proprio zero, non ne avevo proprio voglia. E da lì in poi dovevamo fare ancora strada. Troppi giri di parole arriviamo a Rotondi, però non era la meta finale quella, perché poi saremmo dovuti risalire verso il santuario e là fu un Montevergine 2.0 praticamente, però alla fine sopra ci aspettava la messa di Girolamo, quindi abbiamo potuto riposare un attimo dopo la grande salita. I don't think you're right for him.